Cordiale buonasera a tutti gli appassionati di volley reggiano e benvenuti, bentornati a Studio Volley, il vostro magazine che parla di pallavolo a Reggio Emilia, parla delle D-League seconda da Reggio Emilia in Serie 2, della CSC Correggio in Serie B1 maschile, della Crovelliga, del Bosco in Serie B1 femminile, ma anche di tutto il volley minore, di due volley giovanili, insomma l'appuntamento che non può mancare per gli appassionati di volley reggiano. Siamo giunti ormai, se non sbaglio, alla nona puntata, solito compagno di viaggio al mio fianco, Fabio Poncemi. Buonasera Fabio, puntata ricca con due ospiti uomini che promettono scintille. E puntata dedicata per la maggior parte ai meravigliosi ragazzi della CSC Correggio, credo se lo meriti. Ecco, andiamo a conoscere subito i nostri ospiti. Hai detto tu, puntata dedicata a Correggio che metteremo in apertura ovviamente, perché è andata a trovare un'altra vittoria per 3-0 contro Mantova ed è una Correggio sempre più lanciata nel cercare di ritrovare questa vetta della classifica della Serie B1 occupata da Olbia. Gli altri risultati brevemente: una sconfitta per le D-League Connet, purtroppo l'ennesima sconfitta, 3-0 nel campo di Castellana Grotta, un campo davvero difficile contro forse la corazzata principale di questo campionato di Serie 2. Nulla ha potuto la formazione di Bertaccini e di coach Ugo Conte, anche se ci sono delle novità di mercato e ne parleremo. Infine è arrivata una sconfitta anche per la Crovelli, che ha perso 3-0 in quel di Flero, la capolista del suo girone. Flero, altra corazzata. Crovelli, che vedeva rientri di alcune delle infortunate, ha fatto una partita onesta, ha fatto una partita lottata, però purtroppo non è riuscita a trovare punti. Parlavamo degli ospiti, allora dalla CSC Correggio, Diego Gandolfi, buonasera, buonasera Diego. Buonasera a tutti. Invece la formazione di Calerno o Sant'Ilario, visto che gioca a Sant'Ilario, ma in realtà è un allenatore delle giovanili del volley Cavriago e delle D-League Conad, Lorenzo Cavallini, buonasera Lorenzo. Buonasera. Lo conosciamo bene anche ovviamente per la sua carriera da giocatore che ha avuto alle spalle. Allora Fabio, dicevamo, apertura dedicata a Correggio, una Correggio inarrestabile, l'ennesimo 3-0, ma è una storia già scritta forte in Audi. Sì, esatto, sembra scontato dirlo, ma bisogna pur sempre ottenere di questi grandi risultati. C'era lo scontro contro Mantova, una sorta di derby che non c'era mai stato tra l'altro nei campionati di B1, anche perché il top team aveva giocato praticamente le ultime sei stagioni nel campionato di Serie 2. Adesso andiamo appunto a vedere le immagini e vediamo. Un gradito ritorno al Pala Einaudi innanzitutto. Esatto, Stefano Ricchetti insieme ai Blue Boys, davvero bellissimo. C'è il nostro Cavallini che abbiamo appena presentato, ovviamente anche lui attento alle partite di Correggio. E poi una gara, Fabio, che come dicevi tu è stata abbastanza a senso unico, se non fosse per un primo set leggermente combattuto. Sì, un primo set nel quale Mantova ha cominciato davvero forte, subito avanti sul 7-3, poi la scelta di coach Astolfi proprio sul 7-3, dentro il nostro Diego Gandolfi al posto di Ricky Raimondi. Pian piano la CSC è tornata sotto, l'aggancio è arrivato sul 16 pari grazie, guarda caso, a un ace di Max Astolfi, poi il sorpasso sul 20, insomma poi la chiusura 25-23 con una veloce di Davide Bassoli. Anche nel secondo parziale comunque si è faticato, forse un po' più del previsto, anche se bene o male è sempre stata la CSC a comandare, chiusa a 21 il secondo set e poi a 19 il terzo, insomma è stata comunque la solita splendida CSC che tra le mura mite, insomma non ha pietà quasi mai di nessuno. Diego Gandolfi, tutto facile come ha detto Fabio Poncemi, oppure insomma lo mettiamo nell'ennesimo 3-0 del Forte Einaudi dove avete vita facile? Oppure no, beh, tutto facile proprio no, diciamo che loro sono una formazione che sono venuti da noi per cercare di far punti e fino ad allora c'erano quasi sempre riusciti in campionato. Noi in casa giochiamo molto bene, battiamo molto bene, fino adesso le squadre che vengono a giocare da noi fanno fatica. Siamo bravi nel mettere in difficoltà già da servizio, con la ricezione. Mantova una nobile decaduta, nel senso che ha fatto tanti anni in Serie A, adesso forse diciamo che non è una formazione, Fabio, che può ambire ai primissimi posti di questa B1. Sì, anche se rimane pur sempre una società che come base societaria di conseguenza poi costruisce comunque delle buone squadre, nel senso il loro obiettivo era comunque un campionato tranquillo di serie B1, magari con qualche sogno di poter arrivare vicini alla zona playoff, e invece Mantova è già quasi nel fondo classifica perché ha ottenuto solo 6 punti appunto nelle prime 6 giornate, a giocatori comunque che la Serie A2 l'hanno giocata per tanti anni, come per esempio Carlo Alberto Tonazzoni, che è passato dal Libero, è tornato al suo vecchio ruolo di banda. È chiaro che soprattutto a Correggio, almeno sulla carta, prima del match, la si considerava una partita comunque da vincere da 3 punti, anche se chiaramente, come diceva giustamente Diego, non è mai facile. Facevo due calcoli dopo partita, anzi il giorno successivo, a Forte Einaudi negli ultimi 4 anni, ovvero dal famoso 26 aprile 2008, quando Bergamo vinse
tra due a Correggio e a CSC. Nelle gare ufficiali casalinghe ne ha giocate 60, da quel giorno lì ne ha vinte 57, ovvero il 95%. Numeri incredibili. L'abbiamo già detto, c'è qualcosa di magico evidentemente nell'aria. Lorenzo Cavallini, abbiamo visto dal pubblico che impressione ti ha fatto questa Correggio. Diciamo che è opinione comune che il bel gioco, diciamo così, a Reggio, nella provincia reggiana, fino a questo momento quello che l'esprime meglio è la CSC. Beh, sicuramente Correggio, la squadra di Correggio esprime durante le proprie partite un gioco di squadra che è invidiabile. Se poi ci aggiungiamo che in questa quadratura, che è data anche dal fatto che molti di questi ragazzi giocano insieme da tanto tempo, dall'ottimo lavoro di Astolfi, ci mettiamo anche la caratura tecnica di molti di questi atleti che all'occorrenza tirano fuori dal cilindro dei colpi come Muria 1 e se quant'altro, fa sì che la squadra sia davvero ostica e rognosa. Poi sicuramente a Correggio si sentono molto sicuri, hanno il loro pubblico, hanno le loro mura amiche, è veramente difficile venire a giocare a Correggio e fare risultato. Ecco Diego, tu sei al secondo anno a Correggio, qual è il segreto di questo Pala Einaudi? 57 vittorie e 3 sconfitte dal 2008 in poi, insomma non è un caso, c'è qualcosa sicuramente di anomalo nell'aria. No, di anomalo non c'è niente, diciamo che siamo sospinti da un grande pubblico e siamo molto sicuri dei nostri mezzi, soprattutto in casa, e diciamo che lasciamo poco agli avversari, a parte qualche debacle ogni tanto, ma nella maggior parte dei casi, come dicevano i percentuali di Poncemi, riusciamo sempre a ottenere degli ottimi risultati. Ecco Fabio, la sensazione è che ormai le squadre avversarie siano anche un po' intimorite a venire a giocare a Correggio, nel senso che ci sia ormai questa leggenda che sia un palazzetto invalicabile, allora si parta anche con un minimo di timore reverenziale. Sì, ne parliamo sempre col vicepresidente rossoblu Zeno Sassi, che dice: cavolo, quando vengono qua fa sempre brutta figura. Credo soprattutto sia merito di Astolfi e compagni se appunto le squadre avversarie danno questa impressione. L'unica a mettere davvero in difficoltà in questo via di stagione a Forte Einaudi e a CSC è stata Cagliari, che alla prima giornata ha strappato un 3-2 davvero sofferto, perché anche nel tiebreak erano sempre avanti i sardi. Abbiamo visto un attimo prima al volo la classifica, credo sia importante già andare ad analizzarla perché i valori pian piano stanno sempre più venendo fuori. Prima volevo chiedere una cosa a Lorenzo Cavallini, visto che adesso ha ragionato sia come giocatore e adesso ragiona come allenatore. Tu ci credi in queste storie del timore reverenziale nell'andare a giocare in un palazzetto, oppure secondo te in realtà sono tutte fantasie nella testa dei giocatori? Guarda, in realtà penso che siano fantasie, che dopo la cabala o comunque il sapere che una squadra in casa fa quasi sempre risultato sia una cosa che ti condizioni inconsciamente, può succedere. Razionalmente nessun giocatore viene a Correggio e dice ho perso dalla partenza, magari inconsciamente è una cosa che può influenzare. Volevo chiudere dicendo che le loro vittorie sono anche merito delle mie ragazzine che vanno a pulire il campo tutte le partite, quindi che ringrazio pubblicamente. E infatti ne parleremo dopo. Lorenzo Cavallini, che ha un impegno oltre come allenatore della Serie C del Cavriago, anche con le ragazzine di Correggio, settore giovanile, non maschile ma femminile in questo caso, e poi ne parleremo dopo. E le vediamo sempre riempire il Pala Einaudi. Diciamo della classifica, Fabio, abbiamo tra poco l'intervista da Stolfi che partirà, ce lo ricorda Mirko Zucchi in regia. Dicevamo della classifica, Correggio è lì ad una sola lunghezza da Olbia, si è un po' accorciata la classifica, nel senso che ha vinto qualche duno in coda, però insomma diciamo che c'è già questo stacco di 4 punti tra le prime due e la zona playoff. Che non è assolutamente male, soprattutto nei confronti di Brescia, che ha perso un punto nella sfida casalinga contro Iglesias, vinto solo al tiebreak 22-20, tra l'altro un po' a sorpresa. E poi c'è la grande scontro Olbia-Bergamo, perché Bergamo, lo dicono tutti ormai all'inizio stagione, dovrebbe essere la grande favorita. Ha vinto ancora una volta Olbia, il solito 3-1 di Olbia, 25-23 al quarto, e allora la Meridiana Fly è ancora lì davanti di una sola lunghezza, frutto anche di quella famosa vittoria al tiebreak due giornate fa dei sardi appunto nei confronti della CSC, unica sconfitta del rossoblu in questo avvio di campionato. Bergamo che quindi finisce a meno 5 da Correggio, e soprattutto domenica c'è Bergamo Correggio. Ne parleremo dopo, ne ha parlato anche Max Astolfi ai nostri microfoni a fine partita, allora andiamo a sentire cosa ci ha detto.
Massa Stoffi, grande ex di questa gara, non hai avuto pietà di Manco? Ma non ho avuto pietà, il primo set abbiamo sofferto molto. Io devo ammettere un pochettino ero emozionato perché comunque vedere sempre, cioè, tutti i miei amici poi dall'altra parte del campo. Speringo e Toniazzone hai giocato assieme. Sì, ma anche Montecchi c'era, ho visto, quindi poi il Gian, il mio allenatore di quei tempi, no, ero un po' emozionato. Il primo set abbiamo sofferto, come ho detto prima, e gli altri no, siamo andati bene, abbiamo tenuto sempre diciamo la partita nelle nostre mani, ecco. Ancora una volta forte Einaudi, inespugnabile, dopo il KO di Olbia, però sul filo di lana si va a Bergamo, altra gara ovviamente difficilissima. Sì, diciamo che stiamo affrontando una striscia di partite difficili, siamo partiti con Olbia che sulla carta in partenza avrei scommesso, cioè avrei firmato carte false per fare un punto, però lì giocando c'è un po' il rammarico di quel punto perso. Comunque vabbè, è un capitolo a parte, Bergamo è una squadra che in casa gioca molto bene, lo sappiamo perché abbiamo giocato in Coppa contro di loro e abbiamo perso 3-0, e poi usano i palloni, gli altri palloni che diciamo a noi non sono molto congeniali, soprattutto per il servizio, che è una nostra arma molto importante secondo me. Ecco, prima di parlare poi della partita con Bergamo in specifico, io volevo chiedere ai nostri ospiti questa storia dei palloni, perché io ne sento parlare ovviamente anche a livello minore, molte in mi casa, lo diciamo, sono i due sponsor che fabbricano due palloni diversi, a livello dalla B1 in giù diciamo che si può usare il pallone che si predilige. Diego, c'è questa differenza netta? Ma secondo me un po' di differenza c'è, soprattutto adesso a parte anche il discorso del servizio o anche ricezione. Che ovviamente è collegato. È collegato, però dipende da che parte della rete sei. Nel senso che in ricezione un pallone flotta molto di più del lato, secondo me tende a cadere di più, quindi va a gusti. Poi c'è chi preferisce il Mikasa, c'è chi preferisce il Molten, insomma. Lorenzo Cavallini, quale preferisci? Vabbè, sicuramente, no, beh, è molto meglio il Molten per giocare. Sicuramente la differenza c'è, l'esempio sono anche le squadre italiane impegnate nelle coppe europee durante i campionati o le nazionali, che hanno sempre bisogno comunque di un periodo di adattamento al Mikasa, perché è un pallone diverso da gestire, non più difficile, non più facile. Diciamo che il Molten è diverso, è un po' più regolare, il Mikasa lascia spazio un po' a interpretazioni tecniche del palleggio, del servizio, della ricezione, come dice Diego. Ecco, è un dato di fatto che più il livello si alza, più poi sono anche questi piccoli dettagli a fare la differenza. Fabio, dicevamo di Bergamo, squadra che, cioè, se ci si sia già incontrato in Coppa Italia, purtroppo è arrivata una sconfitta, però era un'altra, era prestagione, era una delle prime partite, insomma tutta un'altra musica sabato. Sì, era la seconda gara stagionale in assoluto, la CSC non aveva ancora mai giocato in casa, in Coppa Italia aveva vinto un giro, poi perso 3-0 a Bergamo, tutto risolto diciamo 4 giorni dopo, nel senso che nella gara casalinga poi di Coppa la rivincita, 3-0 rifilato agli Orobici e qualificazione per la CSC. Tra l'altro ci sono anche le date della Coppa Italia, avevamo già detto sarà Asti l'avversario nei quarti di finale da Coppa Italia, 21 dicembre in terra piemontese, 28 dicembre a Forte Einaudi, ormai una tradizione a cavallo di Natale, lo scontro dei quarti di finale di Coppa, che l'anno scorso andò bene appunto col doppio successo su Viadana, che poi portò alla grande Final Four. E l'occasione per rivedere nel terra reggiana anche Rabezzano e Fabiani, due ex di Le Seconde e due ex compagni di squadra anche di Lorenzo Cavallini. E prima di chiudere la parentesi di Correggio, chiedo alla regia di farci vedere un paio di foto che riguardano un personaggio che sicuramente è importante nella storia recente e non solo della CSC. Stiamo parlando di Giordano Gualeazzi. Dici, Fabio, perché facciamo vedere queste foto? Perché ieri sera c'è stata la cena d'addio di Giordano con tutti i suoi amici di Correggio, e non solo cena d'addio, spieghiamo perché, ovvero Giordano ha fatto una scelta di vita assieme alla sua compagna Laura, ovvero di trasferirsi in Australia intanto per i prossimi 6 mesi, partirà il 2 dicembre, una scelta di vita, poi la sua carriera comunque aveva già deciso comunque di terminare la sua carriera chiudendola tra l'altro la grande con quella Coppa Italia vinta assieme alla sua Correggio, e allora è stato l'ideale saluto a un grandissimo personaggio che, oltre a fare la storia di Correggio, ha lasciato ricordi indimenticabili anche ai Vigili del Fuoco, a Viadana, insomma in tante altre squadre. E allora un grosso in bocca al lupo anche per la sua avventura, Giordano Gualeazzi. Chiudiamo la parentesi dedicata alla CSC, almeno per il momento, poi continueremo a parlare nella seconda parte con Diego Gandolfi. Apriamo quella delle Dilesse Conrad, sconfitte in quel di Castellana Grotta 3-0, Fabio, 25-13, 25-17, 25-20, insomma dei parziali abbastanza netti. Sì, a
anche in questo caso la sensazione è davvero come la scorsa settimana a Molfetta, ma ancora di più a Castana Grotte, che poco si potesse fare contro la vera grande corazzata di questo campionato di Serie 2. Pensate che Castana Grotte tra l'altro ha giocato con due riserve tra virgolette, nel senso che Maric, la banda al posto di Rodriguez, e il paesaggiatore Torre al posto di Falaschi, penso perché il coach Vincenzo Di Pinto sentisse comunque la possibilità di farlo in una gara nella quale i pugliesi affrontavano un Edilesse Conal ancora più incerottata, se vogliamo, rispetto alle scorse settimane. Parliamo intanto delle novità. Esatto, perché ha esordito in quel di Castellana Grotta Giorgio Barbareschi, nuovo acquisto in banda, ne abbiamo parlato le settimane scorse. È stato un po' un tira e molla questa trattativa con Barbareschi, alla fine si è giunti ad un accordo, è lui la novità in banda e ha già esordito in quel di Castellana Grotte, ma non sarà l'unica novità, giusto? Sì, ha esordito in coppia con Alberto Bigarelli e al posto di Giacomo Rigoni, perché Giacomo Rigoni nella giornata di sabato ha rescisso consensualmente il contratto con la società giallonera. Quindi cosa succede? Rimangono tre bande attualmente in organico, perché lo ricordiamo, c'è Andrei Poito ancora infortunato, ancora fuori, quasi certamente non ci sarà neanche domenica per la gara casalinga contro Genova. E allora stanno valutando due piste, ovvero quella di un centrale, perché non l'abbiamo ancora detto, ma a Castellana Grotte mancava anche Aurelio di Serra. Esatto, problema al gomito per lui, quindi Alessandro Tondo, bravissimo, spostato al centro, 8 punti per lui, 58% di attacco, è stato davvero bravissimo, ma è chiaro che con la coperta che già era corta per l'addio del brasiliano Aurelio, che non era mai stato sostituito, comunque sinora allora la società giallonera ha deciso di muoversi in maniera decisa, in particolare su un centrale intanto. Non abbiamo ancora nomi, nel senso che potrebbe essere questa settimana giusta, anche no, forse, si valuterà, e poi anche il discorso della banda, perché attualmente rimangono solo tre bande, appunto, Bigarelli, Barbareschi e Poito. Quindi insomma è sempre un work in progress in caso di Lesse Conad, si deve ancora arrivare a questo assetto definitivo, speriamo che si arrivi, Fabio, ad ottenerlo non troppo tardi. Insomma. Sì, sicuramente l'innesto di Barbareschi è importante per questa squadra, soprattutto per quel che può dare in attacco questo giocatore, ne parlavamo anche nella scorsa puntata. Barbareschi può garantire tanto in attacco al servizio anche a muro, a livello di ricezione però manca probabilmente quel giocatore, quell'anello di congiunzione che può dare una grossa mano alla ricezione giallo-nera, anche perché ricordiamo c'è sempre fuori Poito, è stato dato l'addio a un giocatore come Gallotta che però era appunto questo tipo di giocatore, quindi serve sicuramente anche un innesto di questo tipo. Ecco, questi sono i risultati che poi guarderemo dopo con calma. Volevo chiedere a Lorenzo Cavallini, ha esordito nel ruolo di centrale Alessandro Tondo, in realtà Alessandro Tondo già l'abbiamo già visto protagonista in queste prime partite, è un tuo ex giocatore, nel senso che ha allenato la passata stagione, pensi che sia, insomma, descrivici un po' questo ragazzo di cui tutti parlano un gran bene. Beh, Alessandro è un ragazzo che ha delle grandissime qualità fisiche, morali, mentali, quindi sicuramente arriverà, lo sta già dimostrando, è un ragazzo che lavora parecchio e quindi la sua candidatura è stata forzata anche da me in estate, perché penso che la sua crescita debba passare comunque anche da un percorso di questo tipo. L'anno scorso da me faceva l'opposto, ma è stato allenato anche da centrale, io in lui gliel'ho sempre detto, vedo di più un centrale per le sue movenze, per le sue caratteristiche a muro d'attacco, ciò non toglie che per ora è classico universale, sa far bene un po' tutto. È chiaro che un conto è far bene un po' tutto in Serie C o Serie B2, un conto è la Serie A, dove per forza si dovrà specializzare in qualche ruolo, passerà coach Conte a decidere, ecco, il suo futuro. Quando tu quest'estate hai consigliato, o perlomeno hai detto la tua dicendo mandate Tondo in Serie A, quanto ha pesato nel tuo giudizio il fatto che ci fosse un coach come Ugo Conte? Beh, con Ugo ovviamente la nostra conoscenza risale da quando tutti e due eravamo giocatori, e anche se non siamo mai stati amici, c'è sempre stata una stima reciproca, quindi il nostro primo confronto su vari giocatori della mia squadra, soprattutto su Alessandro, è stato subito molto positivo. Ovviamente lui si è fidato delle mie valutazioni, perché Alessandro l'ha visto in un allenamento che poco contava e che poco aveva da dire. Ha pesato anche molto il giudizio di Bertaccini, che pian piano sta diventando un intenditore di pallavolo, quindi anche lui è stato uno che ha spinto parecchio per Alessandro, anche se poco dopo lo stesso Conte mi ha comunque
confidato che era molto contento, che è tuttora molto contento del. E si vede anche perché quando può lo utilizza sempre, insomma, non solo quando c'è necessità obbligatoria come in quello di Castellana Grotte, ma l'abbiamo visto entrare in battuta, entrare a muro, entrare addirittura nel giro davanti in banda al posto di Bigarelli, perché ha un peso maggiore ovviamente, ha avuto anche un piccolo problema fisico, però insomma è in via di miglioramento. Tornando alla partita contro Castellana, c'è stato anche un altro esordio, questo un pochettino meno programmato, quello di Michele Vecchi, che è andato in panchina già a Molfetta e già contro Sora, nel senso che è un altro tuo giocatore della Serie C, e in questo caso anche lui ha avuto una bella opportunità, insomma, potrà raccontare ai nipotini di aver esordito in Serie A. Innanzitutto dovrà portare le paste per questo esordio in Serie A, quindi obbligatorie. Poi sì, è stata sicuramente per lui una bella esperienza il vivere la partita. Allora Fabio, andiamo a vedere un po' anche quelli che sono i risultati della classifica di questa giornata di Serie 2, è la decima giornata, qualche risultato a sorpresa, però in linea generale le formazioni contro le di Lesse Conad hanno tutte perso, nel senso, intendo quelle nella parte bassa della classifica ovviamente. Sì, è andata bene in questo senso perché avevano tutte partite abbastanza complicate, a partire da Tripalda, l'ultima della classe che in quel di Santa Croce ha sperato il miracolo perché ha perso 2-7 ai vantaggi con il ritorno dell'opposto brasiliano Riccardo De Paola. Attenzione perché questa è una notizia importante per la formazione campana, che è la formazione appunto che segue le di Lesse Conad, e di Lesse Conad che lo ricordiamo 4-5, poi andremo a vedere la classifica. Tripalda 2. Sono state le sconfitte anche delle altre dirette rivali, ovvero Isernia, Corigliano, Club Italia e Cantù, tutte ancora ferme a quota 0, quindi a partire dalla gara di domenica contro Genova bisogna iniziare a sfruttare anche questo tipo di situazioni, perché bisogna assolutamente cercare di uscire da questa zona play-out, dalla quale di Lesse Conad deve recuperare 7 punti, perché lo ricordiamo, si deve mettere dietro almeno 5 formazioni. Ecco, tornando ai risultati, come dicevi tu, Genova batte 3-1 Sora e sarà la prossima avversaria delle di Lesse Conad. Milano-Loreto 3-1 anche in questo caso, Milano che supera le difficoltà col secondo posto Barotti invece che Di Manno in campo titolare, però era uno scontro tra due formazioni in difficoltà, e lo ha dimostrato anche l'andamento della partita. Non è invece in difficoltà Segrate, che nonostante non abbia Van Dendries l'opposto titolare, ha messo Baraneco posto e ha comunque vinto da 3 a Corigliano. Isernia Molfetta 3-1 per Molfetta, che vince non solo in casa ma anche in trasferta, e Nikolaj Ucikov 38 punti col 60%. Fabio, una partita incredibile dell'ex giallonero. Ormai credo ha superato anche Milus e miglior opposto a 2 punti. È una bella lotta sicuramente tra i due. Hai detto tu di Cantù, che ha perso 3-0 contro Città di Castello in casa. Perugia Club Italia 3-1, sempre lanciatissima Perugia. In virtù di questi risultati la classifica, ovviamente a chiudere Castellana Grotte e di Lesse Conad, la classifica vede Segrate in testa, già un più 4 su Castellana Grotte, anche se credo che non si possa ancora parlare di fuga, nel senso che Castellana Grotta adesso è in forma più che mai. In fondo alla classifica c'è quel Club Italia quota 12, che come diciamo sempre è un po' il punto di riferimento per le dire seconde. Sì, tra l'altro Club Italia che ha perso 6 delle ultime 7 gare, proprio dopo aver vinto 3-0 al Palabigi, e anche le altre formazioni di bassa classifica credo di poter dire che non siano superiori a queste di Lesse Conad, o meglio, non sono superiori alle di Lesse Conad che ci aspettiamo di vedere al completo, ovvero col ritorno di Andrea Ippolito, che dovrebbe far coppia con Giorgio Barbereschi in mano. Ecco, parlando della partita contro Genova, forse Fabio, gettiamo un po' la maschera, se vogliamo risollevarci a questa classifica è una partita dove bisogna far punti. È una partita a spartiacque, anche se la Carige, reduce da 4 successi consecutivi, si è ripresa dopo un momento difficile, può far soprattutto leva su due grandissimi giocatori come l'opposto Giordano e la banda Mezzaros, ce lo ricordiamo per esempio in A1 con la maglia di casa Modena, e quindi è una formazione sicuramente costruita per rimanere lassù, o meglio, non è ancora lassù ma ci vuole assolutamente arrivare un paeggiatore come Nuti, un'altra banda come Benito, ce lo ricordiamo tanti anni a Mantova, sarà sicuramente durissima, ma si torna a giocare in casa dopo 3 settimane, quale certamente l'abbiamo detto non ci sarà Andrea Ippolito, questa è sicuramente un'assenza che peserà molto, chissà però che in questi 5 giorni da qua a domenica non possa arrivare una novità che darebbe certamente grande aiuto a questa squadra, e poi anche il ritorno di Inserra, che è assolutamente importantissimo recuperarlo al centro. E allora abbiamo detto tutto per quel che riguarda le dirette, secondo me adesso noi ci fermiamo un secondo, poi apriamo tutta la seconda parte, ancora tanto da parlare di Correggio Crovegli e dei giovani di Lorenzo Cavallini, un po' di pubblicità.
La sicurezza e la tranquillità in casa vostra garantita da noi. Centro Blindature Montecavolo di Cilloni Cavalier Narciso. Per i possessori di porte blindate a doppia mappa, applichiamo un nuovo sistema di potenziamento per avere la massima sicurezza, mantenendo la stessa porta. La garanzia in più è data dal servizio attento al cliente, seguito direttamente dal titolare, dall'inizio alla consegna. Centro Blindature Montecavolo, la garanzia in più. Serviti con amore. Supermercati Conad Le Querce, Le Vele. Kendo Motors ha scelto Nissan. Nissan ha scelto Kendo Motors, unica concessionaria ufficiale per Reggio e provincia. Anche per veicoli commerciali e truck come NV200, Primastar, Capstar, Athleon e tanti altri. Il personale specializzato di Kendo Motors, concessionaria Nissan, vi aspetta per la visione. Tu cosa scegli? Mentre chiudi la finestra, ti accorgi che precisione, estetica e risparmio coincidono alla perfezione. Certo, è una finestra DG&D Serramenti. Serramenti in PVC per interni ed esterni, ideali per il nuovo, indispensabili nelle ristrutturazioni. Oggi anche la linea ecologica Green Line, i serramenti che rispettano l'ambiente. G&D Serramenti, Novellara, Reggio Emilia. Quando l'architettura è in sintonia con la natura. Cavalca Servizio Autogru. Qualità, sicurezza ed esperienza nel mondo del sollevamento. Noleggio Autogru da 12 a 200 tonnellate. Piattaforme aeree da 16 a 60 metri. Autogru semoventi da 14 a 45 tonnellate. Inoltre camion gru, carrelli elevatori, generatori e scorta tecnica. Cavalca Vincenzo e Franco. Da oltre 50 anni. Con voi per sollevarvi dai problemi. Bentornati a Studio Volley, seconda parte con Diego Gandolfi e Lorenzo Cavallini in studio con noi, oltre ovviamente a Fabio Poncemi per questa nona puntata. Prima di ricominciare a interagire con i nostri ospiti, volevo ricordarvi www.studiovolley.com per seguirci, rivedere le puntate, vedere gli highlight delle partite di A2, di B1, di Correggio e di Crovegli. info@studiovolley.com per le mail e la pagina Facebook di Studio Volley, ovviamente, per rimanere sempre collegati e avere tutte le ultime news. Allora, andiamo a vedere un po' la carriera del nostro Diego Gandolfi, che abbiamo qua come ospite. Scusa, ti interrompo Davide, prima diciamo una cosa su quello che è successo stamattina in Giappone, sì, perché dai, credo sia doveroso. Assolutamente, anzi, prima di tutto facciamo i complimenti alle ragazze di Barbolini che hanno vinto la World Cup di pallavolo femminile, ovviamente, quindi grandissimi complimenti a loro. È iniziata quella maschile e un'Italia che è iniziata un po' a stento, in realtà ha fatto una grande impresa, andando a battere 3-2 Brasile, 22-20 nel tiebreak, ed erano 8 anni, se non vado errato, che non si sconfiggeva il Brasile. Erano 8 anni, sempre Italia-Brasile 3-2, come quel mondiale di calcio 82 che ricordiamo bene. Si dice Paolo Rossi fece piangere il Brasile, stamattina Riccardo Remoni mi ha mandato un messaggio, mi ha scritto Dragan, Travis, il suo grande amico, ha fatto piangere il Brasile e anche me. Un messaggio bellissimo che ha fatto davvero sorridere, sappiamo l'amicizia che c'è tra Travis e Raimondi, dai, un bel legame che unisce il Giappone anche al nostro volley reggiano, insomma, quindi facciamo davvero tanti complimenti a questa nazionale, anche a Dragan Travis, che ovviamente è un prodotto di moda, è un giocatore che conosciamo benissimo. E allora, visto che mi lanci questo assist, chiedo a Diego Gandolfi un pronostico di questa World Cup, come vedi la nazionale italiana, nel senso, ti piace questo nuovo assetto di Berruto? Sì, mi piace molto e ha rinnovato anche molto, secondo me, perché rispetto alle altre nazionali che ci sono nella World Cup, ho visto che hanno cambiato tanto e secondo me può fare molto bene. Ovvio che è un campionato, è un torneo molto difficile, giochi praticamente tutti i giorni, quindi è importante anche i cambi, sono importanti, quindi vedremo. Gestire l'energia sicuramente, abbiamo visto anche nel femminile, quando c'è una partita magari un po' più semplice, sfruttarla per far giocare quelli che di solito non giocano. Parlavamo della carriera di Diego Gandolfi, allora andiamola a vedere. Una vita a Carpi, praticamente, esatto, fino al 2010, poi gli ultimi 2 anni a Correggio. Ecco, innanzitutto ovviamente tu che sei di Carpi, quindi hai giocato una squadra, città, hai fatto tutta, diciamo, la trafila delle giovanili, poi della prima squadra, Serie C, Serie B2, insomma, immagino abbia rappresentato per te la squadra di Carpi, insomma, nella tua carriera,
tutto. Poi come mai invece questa decisione di provare la B1 per la prima volta proprio a Correggio? Ma dopo tanti anni avevo anche voglia di provare un'esperienza diversa e in più insomma scelte societarie, l'allenatore, non ci siamo trovati, quindi abbiamo diviso le nostre strade. Io avevo la proposta di Correggio. Hai ritrovato un allenatore che conoscevi bene però. Sì, è stato il mio primo allenatore in categoria perché era stato proprio lui che mi aveva voluto in B2 nel 95-96 dalle giovanili, quindi avevamo già fatto qualche anno insieme io e il prof Astolfi. Diciamo Fabio che Diego Landolfi non si è spostato di molto andando a Correggio a Capri in realtà, visto a livello di distanza. Beh, sappiamo benissimo qual è la rivalità tra queste due squadre e che goduria aver portato via Diego, che goduria aver vinto con Diego dalla nostra parte la Coppa Italia in casa loro. Io ti parlo di dire su due cose anche su quel giorno al Palaferrari. Immagino sia stata una bella soddisfazione. È stato molto emozionante. Mi è dispiaciuto un po' per loro comunque perché una parte del mio cuore, insomma avendo fatto 18 anni là, ho molti amici, però comunque insomma maggiore è stata vincere la Coppa. Quella Coppa Italia dove la collochi nei momenti più alti della tua carriera da giocatore? Ah, sicuramente è uno dei primissimi momenti perché non capita tutti i giorni, almeno a me, di vincere una Coppa Italia. Quindi e gli altri momenti invece, magari la promozione dalla CLB? Sicuramente le promozioni, anche l'ultima dalla B2 alla B1, insomma è stata molto emozionante. E se non sbaglio è anche una passione che hai comunque per i beach volley. Sì, esatto. Quindi d'estate ti diletti. Non sto mai fermo. No, mi piace molto giocare a beach volley. Ci fossero le condizioni atmosferiche giocherei tutto l'anno a beach volley, però qui chissà come che vediamo. Non ti costruirai una. Non ti allungherai la carriera facendo il giocatore da beach volley. La vedo dura, comunque mai dire mai. Lorenzo Cavallini invece da buon ex centrale gioca beach volley ogni tanto oppure assolutamente no? Faccio il torneo di Correggio, il Trocia Beach per la mia grande amicizia che mi legava a Marco, ma per il resto ho tirato i remi in barca. Allora Fabio, apriamo la parentesi dedicata alla Crovegli e al volley femminile di Serie B1. Una Crovegli che avevamo esaltato la settimana scorsa perché aveva superato le grandi difficoltà andando a vincere nonostante gli infortuni di Puglisi, Montanari, Morselli, eccetera, chi più ne ha più ne metta. Aggiungiamo Cirighelli che non ha giocato a partita contro Flero. Per fortuna sono tornate Cirilli e Secco, le due giocatrici che diciamo che quest'estate su cui aveva fatto maggiore affidamento il mercato di Patron Crovegli, però erano giocatrici ferme da mesi, di fatto da un mese entrambe, e quindi non hanno avuto questo impatto come normale che sia sulla partita. Però è già tanto che siano tornate, è già tanto che la Crovegli sul campo della più forte di questa B1 almeno fino a questo momento abbia lottato tutti e tre i set a 21-18-22, ha perso, però sia il primo che il terzo set è stato anche largamente in vantaggio. Sì, guarda, io credo ci sia da fare un grande applauso a questa squadra perché soprattutto nel primo parziale, sempre con mantenendosi avanti sia la prima che la seconda pausa tecnica, la Crovegli, seppur appunto in queste condizioni con Cirilli e Secco che hanno messo segno rispettivamente 4 e 5 punti a testa, non sono certamente gli score che ci aspettiamo da due grandi giocatrici quali sono la banda e l'opposto titolare. È stata una Crovegli che ha lottato davvero alla grande, una grandissima ancora una volta Laura Crepaldi, terza partita consecutiva su livelli altissimi, 17 punti in 3 set persi, parlano da soli. Anche Capitan Midriano molto ma molto bene. Poi c'è stato l'esordio, la collega di reparto Silvia Belfiore, che è arrivata in settimana, l'avevamo preannunciata martedì scorso, era questione di ore, è stato così perché mercoledì ha firmato per la Crovegli, giovedì il primo allenamento con le nuove compagne, domenica subito costretta, diciamo così, a scendere in campo da titolare perché Ilaria Righelli si è procurata uno stiramento al polpaccio che potrebbe tenerla ferma anche per qualche settimana. Ovviamente un altro problema perché adesso torna a essere solo due le centrali a disposizione di coach Davide Baraldi, e ci saranno anche qui interventi di mercato, ne parleremo più tardi, o meglio dovrebbero esserci interventi di mercato perché attualmente comunque la Crovegli ha solo 10 giocatrici. Ecco, e giocare così a Flero in queste condizioni è sicuramente stata una gran bella prova. Ha giocato Ilaria Iemmi nel ruolo di libero, la giovanissima Iemmi, questo per farvi capire che era un sestetto diciamo improvvisatissimo, nel senso che Cirilli e Secco non giocavano da un mese, Belfiore appena arrivata, Iemmi nel ruolo di libero, insomma quando 4/7 nel sestetto non hanno mai giocato insieme è difficile anche pretendere qualcosa di importante. Sì, credo sia stata bravissima la pareggiatrice Lisa Lancellotti a gestire appunto questa situazione, anche perché Flero ha battuto davvero molto molto bene, 11 ace e solo 7
errori, insomma, già da questi numeri è chiaro che diventa difficilissimo andare a vincere su un campo come quello bresciano contro una squadra, appunto, quella di Flero, guidata dall'ex giallorossa Alice Martini, lo ricordiamo, che ha giocato 4 stagioni fa alla Crovedi, 16 punti per lei, è stata probabilmente la migliore in campo. Dicevamo, giocare sul campo della miglior squadra del campionato, così, in questo modo e in queste condizioni, è stato sicuramente un buon segnale, e credo che dalla partita di domenica prossima in casa contro Cerea possa cominciare un filotto di partite davvero molto a monte importante per avvicinarsi sempre di più alla zona playoff. Avete visto anche dalle immagini, è un classico nel femminile che gli scambi siano più lunghi, però per farvi capire, quando è stata lottata la partita, scambi ancora più lunghi del normale, nel senso che la Crovelli ha davvero lottato fino alla fine. A fine partita abbiamo sentito ovviamente l'allenatore della Crovelli, Davide Baraldi. Sentiamo cosa ci ha detto in merito a questa gara e in merito al prossimo impegno, come hai accennato tu, Fabio, contro Acerea Verona. Davide Baraldi, allenatore della Crovelli, oggi una partita contro Flero, una bella Flero, possiamo dirlo, primi in classifica, abbiamo perso 3-0. Sì, no, ha dimostrato sicuramente di meritare la testa della classifica, è una squadra che sicuramente ha delle ottime individualità, ma sicuramente anche un buonissimo gioco di squadra, un difeso tanto, però devo essere sincero, nonostante avessimo naturalmente due rientri importanti come la Cirilli e la Secco, dove naturalmente hanno evidenziato un po' il ritardo di forma, come era comprensibile, però abbiamo tenuto testa alla prima della classe, quindi non dimentichiamoci che esordiva da libero titolare la Iemmi, che comunque ha fatto il suo, per cui è chiaro che in questi momenti dove siamo naturalmente un po' in difficoltà, noi dobbiamo fare tutto bene, e mentre di là sperare che sbaglino qualcosa. Secondo me l'abbiamo anche fatto in certi momenti, poi è chiaro che quando è stato il momento magari di chiudere una palla in più dopo una bella difesa, quello secondo me c'è mancato rispetto magari all'avversario, che poi naturalmente ha portato a casa i punti finali, soprattutto nel primo e nel terzo set, e quindi la partita. Davide, la prossima partita è contro Cerea, un Cerea che ha perso contro Sandonà che noi abbiamo battuto, insomma, speriamo di respirare un attimo, anche se, come diciamo sempre, nessuna partita va presa sotto gamba. No, infatti a maggior ragione questo risultato dimostra che non bisogna mai sottovalutare nessuno, il campionato di B1 è così, però io ho sempre detto ai ragazzi che sono molto fiducioso, anche stasera l'abbiamo dimostrato, quando noi facciamo le cose come sappiamo poi diamo del filo da torcere a qualsiasi squadra. È chiaro che in questo momento ci manca la condizione di due giocatori naturalmente importanti, e ci manca naturalmente da questo punto di vista la continuità di rendimento, però io sono fiducioso, giochiamo in casa, è chiaro che dobbiamo cercare di sfruttare il fattore casalingo, e però ripeto, con naturalmente massima attenzione, perché non dobbiamo assolutamente sottovalutare nessuno, anzi Cerea sarà bella incavolata e quindi vorrà venire a strappare punti da noi, per cui noi dobbiamo stare attenti e farci trovare pronti. Eccoci qua, tornati, partita con la Cerea Verona, una partita, come ha detto Baraldi, dove bisogna fare punti, però farsi trovare punti, diciamo, a Verona è occupa, e adesso possiamo anche andare a vedere magari la classifica Serie B1 femminile, gli stessi punti della Crovegli, però sulla carta è una formazione, Fabio, che ha qualcosa in meno. Sì, anche perché li ha ottenuti praticamente nelle prime 4 giornate, adesso in un momento un po' di difficoltà, si gioca a Cade il Bosco, soprattutto c'è una settimana in più per lavorare, soprattutto sul trio, come dicevamo in precedenza, Iemmi, Cirilli, Secco, e davvero non è poco, anche su Silvia Belfiore ovviamente, che ha svolto praticamente solo 2 allenamenti con le compagne ed è stata comunque bravissima all'esordio. Credo appunto che contro Cerea si possano ottenere i 3 punti, come sono stati ottenuti nell'ultima gara casalinga contro Udine, perché tra l'altro noi vediamo questa classifica, Crovegli comunque quinta con 9 punti, ha già giocato 4 gare in trasferta e 2 erano a Vicenza e a Flero, ovvero contro le prime 2 della classe, quindi una classifica per le giallorosse certamente bugiarda. Credo basti attendere qualche settimana per vedere la Crovegli lì, ovvero tra il secondo e il terzo posto, che significa zona playoff. E comunque già lì a 4 punti di distanza. Devo chiedere ai nostri ospiti un po' il loro rapporto con volley femminile, anche se li vedevo più intenti a creare una coppia per i prossimi beach volley quest'estate, visto che abbiamo per caso già trovato il partner Diego Gandolfi quest'estate. No, volevo chiedere a Lorenzo Cavagni, a parte gli scherzi, tu alleni anche le ragazzine, segui la pallavolo femminile, o cioè, diciamo così, la tua carriera da futuro allenatore, la vedi nel maschile o la vedi nel femminile? La vedo nel maschile. Diciamo che il femminile mi interessa, come hai detto tu, per le mie
ragazzine, mi interessa a livello giovanile basso, quindi dal mini volley all'under 16, under 18, però per quanto riguarda il femminile di alto livello o di medio livello non lo seguo e ad oggi non mi interessa. Fabio, abbiamo parlato di un nuovo acquisto, si tratta di Silvia Belfiore, è una centrale, ha fatto il suo esordio proprio nella partita contro Flero, proviene dalla formazione di Collec dove ha giocato per tanto tempo. È un acquisto, e poi tra poco lo conosceremo meglio ovviamente, è un acquisto che può dare ulteriore qualità a un reparto che comunque con la Midriano vede già una protagonista importante in questa categoria. Altro che, credo Midriano Belfiore possa essere una delle migliori coppie della categoria, così come anche negli altri ruoli. Questa Crovelli è davvero di altissimo livello e lo diciamo da quest'estate. L'infortunio soprattutto di Beretta Puglisi e Giulia Montanari, che erano due titolari, ha privato in questi due ruoli di due giocatrici importantissime. Si è già messa a posto la situazione del ruolo di centrale, anche se l'infortunio di Righelli crea ulteriori preoccupazioni. Forse si potrà ancora sistemare il discorso libero, perché Ilaria Iemi, bravissima anche domenica, è stata promossa a titolare, ma a 18 anni anche lei non può forse dare garanzie, soprattutto nel lungo termine. Quindi la Crovelli, patron Crovelli, potrebbe muoversi in questa direzione nelle prossime settimane, ovvero alla ricerca di un libero. Soprattutto ho visto anche gli obiettivi, insomma, di questa società, nel senso che vuol fare un campionato di vertice, vuol fare di tutto per provare, se possibile, a fare questa scalata in Serie 2. Insomma. Sì, assolutamente. L'obiettivo è la Serie A e non ci si nasconde in alcun modo. 8 punti da Flero da recuperare sono tanti, ma questa Crovelli crede ancora anche nel primo posto. Allora, andiamo a conoscere Silvia Belfiore, i microfoni ancora una volta di Matteo Garuti, che ringraziamo, andiamo a conoscerla meglio. Silvia Belfiore, nuova arriva alla Crovelli, ex giocatrice del Collecchio, abbiamo incontrata tante volte contro, finalmente riusciamo a averla con. Silvia, un nuovo arrivo, un arrivo dovuto probabilmente a troppi infortuni che abbiamo, per fortuna che ci sei tu. Come ti sembra l'ambiente della Crovelli? La decisione di venire in questa società è sicuramente data dal fatto che è una società importante, molto ambiziosa. Sicuramente è stato un precampionato sia per voi che per me difficile. Tutte queste congiunture hanno fatto sì che io arrivassi qua. Contentissima di essere qui e speranzosa di poter dare il mio contributo per far arrivare questa società in alto. Silvia, brevemente puoi parlarci della tua carriera? La mia carriera è iniziata a Sanremo, dove sono nata, dove ho proseguito per tanti anni finché ho iniziato la carriera universitaria, dove mi sono spostata a Genova, dove ho intrapreso campionati di B1, poi mi sono spostata in Piemonte perché comunque avevo necessità di rimanere vicino alla città in cui studiavo. E ho giocato sempre in B1, prima a Chieri, poi ad Alba e poi sono approdata a Parma. Ed ora, dopo 5 anni a Collecchio, sono arrivata qui da voi. Abbiamo conosciuto meglio Silvia Belfiore, che è la prima novità di mercato in casa Crovelli, però Fabio, come abbiamo detto, lo ripetiamo perché è importante, forse non l'ultimo. Sì, potrebbe esserci appunto un intervento o nel ruolo di libero, come abbiamo detto in precedenza, o comunque di una banda che possa ricoprire ovviamente anche il ruolo di libero, perché lo ricordiamo, l'infortunio di Eleonora Morselli lascia comunque la coperta corta anche in posto 4, perché ci sono Cirilli e Crepaldi che assieme a Iemi, che svolge doppio ruolo di secondo libero o quarta banda, devono praticamente sempre giocare, soprattutto in allenamento, come abbiamo visto bene tante volte per le diverse cose, diventa tutto più difficile. E allora, abbiamo parlato della Crovelli, parleremo poi dopo con calma anche delle prossime, abbiamo già accennato la partita contro Verona, ma ricorderemo gli appuntamenti del prossimo weekend delle squadre reggiane. Adesso volevo parlare con Lorenzo Cavallini, un po' anche chiedergli questo suo impegno nelle giovanili del Volley Cavriago, fatto una Serie C che gioca a Sant'Ilario, le sue partite in casa, una squadra molto giovane, insomma dici un po' in cosa consiste questo progetto. Il progetto di Cavriago e della Cat Service Calerno è la necessità di fornire, di trovare per i giovani che crescono sul tessuto reggiano, sul territorio reggiano, una squadra che li possa aiutare che li possa far crescere insieme. È iniziato l'anno scorso, abbiamo preso dei giovani da Parma, abbiamo dei giovani tesserati per Cavriago e niente, stiamo lavorando. L'anno scorso siamo stati anche molto fortunati con Alessandro Tondo. Pescato a stagione in corso. Pescato a inizio stagione, me l'hanno portato in palestra, mi hanno detto guardalo per una settimana e poi decidi.
dopo 5 minuti avevo già detto di tesserarlo perché era, insomma, si vedeva lontano un chilometro, non è che ci voleva tanto. Niente, stiamo cercando di lavorare, stiamo cercando di insegnare a questi giovani. Sono impappinato. Vabbè, no, immagino. Si può tornare indietro? No, non possiamo tornare indietro, il bello della diretta. Fabio, un termine che va di moda in questo periodo, un po' la cantera dell'Edile Second, questa Cat Service. Guarda, è un progetto che ha voluto fortissimamente patron Giulio Bertacini, ha scelto Lorenzo Cavallini appunto come uomo principale per questa idea. Credo sia un'idea davvero molto importante. Lo accennava prima Lorenzo, non l'abbiamo ancora detto, la Cat Service Cavriago lo scorso anno ha tenuto addirittura i playoff nel campionato di Serie C, terzo posto, poi eliminata al primo turno dei playoff. Quindi una grandissima avventura. Quest'anno un gruppo ancora più giovane, sono già tre ragazzi nell'orbita della Serie 2, perché Alessandro Tondo ormai a tempo pieno, il secondo posto, terzo centrale, chiamatelo come volete, dell'Edilesse Con, e poi Michele Vecchi, ma anche Riccardo Tagliavini, già convocato per due gare in Serie A, hanno dimostrato davvero di poter già, insomma, poterci stare già a quel livello. E poi tanti altri ragazzi giovani con due o tre uomini di esperienza, citiamo per esempio Valerio Carboni, che è stato anche il secondo libero dell'allora di Lesse Cavriago tre stagioni fa in Serie 2, che danno a questa squadra una dimensione importante nel campionato di Serie C. Ecco qua un po' di immagini anche della partita di Serie C contro il Torrazzo, se non vado errato, dei giovani di Lorenzo Cavallini. Come è iniziato questo campionato? Abbiamo detto l'anno scorso, playoff, quest'anno aspettative un po' diverse, perché si è ringiovenito ulteriormente la rosa. Beh, diciamo che ho perso un punto di riferimento che era Alessandro, ho perso una banda che per motivi di studio ha deciso di impegnarsi meno, che Alberto Spadoni è rimasto in una Serie C parmense. La squadra ovviamente si è ringiovanita, abbiamo portato dentro Nicola Grassi, che è, se non sbaglio, un classe 94, e Giulio Valenti, che ha 18 anni, e quindi stiamo pagando in questo inizio stagione un po' l'inesperienza, un po' un calendario che ci ha messo a confronto delle più forti. L'ultima partita con Campagnola abbiamo già incontrato Piacenza. Però avete fatto bene, perché avete trovato un tiebreak. Lo dicevo ieri ai miei ragazzi, prima della partita avrei firmato per un punto. Devo dire che lì per lì, come avevo già detto anche a Fabio telefonicamente, è stata per noi un'occasione persa, perché ce la stavamo guadagnando e potevamo portare a casa una partita che per noi era importante, non tanto per i punti, ma proprio come vittorie, per il premio per il nostro lavoro. Ecco, diciamolo anche gettando un po' la maschera, nel senso, questa formazione è costruita non tanto per fare un risultato specifico in una classifica, ma per far fare ai propri ragazzi un certo tipo di percorso, indipendentemente se si arriva a settimi, noni, quarti o quinti. Certo, noi il nostro obiettivo è quello di lavorare, è quello di formare questi giocatori indipendentemente dal risultato, ovvio. Cerchiamo di far sì che le cose vadano di pari passo, però non ci sono stravolgimenti nel caso in cui il campionato vada male. L'obiettivo ovviamente è la salvezza, è quello di mantenere la categoria per ridarci la possibilità l'anno prossimo di lavorare in questo modo. Ma... E invece accennavamo prima del tuo impegno anche nel femminile in quel che riguarda Correggio, perché oltre che in quel di Cavriago, Lorenzo Cavallini ha un ruolo anche di coordinamento del settore giovanile di Correggio, dove allena le ragazzine. Sì, Correggio ha un impegno totalmente diverso. Il mio impegno è in parte dirigenziale, perché aiuto il presidente Claudio Fornaciari, l'altro presidente Luciano Incerti, a gestire questo settore giovanile che è volto maggior parte al femminile, purtroppo. E in più alleno questa squadra, che ormai è diventato un gruppone, perché siamo in 28, siamo stati gettonatissimi quest'anno. Alleno le mie ragazzine, che mi danno tra l'altro tante soddisfazioni, sono brave, vinciamo, insomma, comunque vengono in palestra con tanto entusiasmo, ed è per me il modo anche per guardare la pallavolo con altri occhi. L'ho sempre fatto da giocatore, adesso lo faccio da allenatore di medio livello con la Cat Service Calerno, e anche a livello giovanile con le mie ragazze. Fabio, se ti dico Cava Camp, tu cosa mi rispondi? Rispondo un'altra bellissima iniziativa che ha messo in piedi Lorenzo, perché da tanti conosceranno l'Eurocamp di Cesenatico, che praticamente è un progetto che porta i ragazzini a Cesenatico a svolgere l'attività ovviamente di pallavolo, tra pallavolo indoor e beach volley. Lorenzo da quest'estate ha messo assieme un gruppo per una settimana
a Cesenatico per insegnare appunto la pallavolo a tanti ragazzini e ragazzine con tecnici anche di grande fama. Lo faremo dire anche a Lorenzo. L'anno prossimo c'è un progetto ancora più importante, perché vuole ampliare da una a tre settimane. Allora spiegacelo, Lorenzo. Beh, l'idea è nata per caso. Io ho lavorato tanti anni al camp, all'Eurocamp, come ha detto Fabio. Chi gioca a pallavolo a livelli giovanili nel Reggiano sa benissimo che cosa vuol dire, nel senso che è un appuntamento fisso anche per i ragazzini che non vedono l'ora di partecipare a questo Eurocamp. È nato quasi per caso e ho deciso, per unire sotto questo nome scherzoso che è stato dato, Cava Camp, però è stato scelto per unire sia i ragazzi di Correggio sia i ragazzi di Cavriago, anche quello per creare un po' una continuità nel lavoro giovanile, soprattutto di Correggio, ma anche di Cavriago, perché non dimentichiamoci che io a Cavriago alleno anche un under 18 maschile, quindi insomma sono veramente... Ecco, infatti devo chiederti, sei impegnatissimo, lanciatissimo nella carriera di allenatore, adesso soprattutto nel giovanile, ma nel tuo futuro ti vedi sempre in questo ruolo di crescita dei giovani talenti, oppure il tuo obiettivo è quello magari anche di arrivare ad allenare a livelli professionistici, a livelli Serie B, Serie A, in una squadra senior, diciamo così? Ma guarda, come dicevo prima, ancora mi vedo in questo ruolo qua, non ho per ora intenzione di riprendere la vita da nomade che ho fatto prima da giocatore. Tra l'altro ho delle ottime soddisfazioni con i miei impegni attuali, quindi ovvio, spero che migliori il tutto, spero che la mia cat service un giorno arrivi in Serie B2 e che le mie ragazzine e la mia under 18 diventino più brave, però insomma conto di lavorare a questo livello. Ecco, anche perché Fabio alle spalle comunque di questa giovane carriera da allenatore c'è una carriera da giocatore, cito Reggio Emilia, Ferrara, Macerata, Brescia, Forlì, Milano, Montichiari, Padova, Piacenza, Vibo e Edilesse, insomma un giramondo, anzi gira Italia per dirlo così, però una carriera sicuramente importantissima tra Serie 2 e Serie 1. Per i pochissimi che non conoscessero Lorenzo Cavallini, uno dei migliori centrali, anzi uno dei migliori giocatori nella storia della pallavolo reggiana, appunto quasi 20 anni in Serie A, e, insomma un giocatore che ha fatto la storia e che appena terminata la carriera da giocatore appunto a Viadana è passato subito sulla panchina. E mi piace sottolineare il modo nel quale ragiona da allenatore. Io ricordo lo scorso anno, quando la Cat Service doveva affrontare l'avventura playoff, rifiutò anche il giocatore della Serie A dell'Edilesse Econ, appunto per dire: io voglio andare avanti con me, voglio vedere che risultato possono fare questi ragazzi, fregandosene totalmente di dire proviamo ad andare in B2 o meno. Questo credo sia davvero molto molto importante, perché credo che pochi allenatori ragionino ancora in questo modo, ovvero solo sulla crescita dei propri ragazzi. Questo ti fa sicuramente onore. E per quello che riguarda la tua carriera da giocatore, visto che abbiamo citata, raccontaci un po' qualche rimpianto della tua carriera e soprattutto quelli che i ricordi migliori che ti vengono in mente. Beh, fortunatamente di rimpianti non ne ho tanti. Nella carriera di un giocatore che è sempre costellata di infortuni, c'è un po' il rimpianto che se uno fosse stato un po' più sano magari riusciva a fare qualcosa di meglio, però insomma tutto sommato mi sono impegnato, mi sono divertito, ho dato il 100%, quindi quello che poteva fare Lorenzo Cavallini nella pallavolo è stato quello che ha fatto. Ovviamente ricordo con piacere i successi, come per Diego, le varie promozioni che ho ottenuto. Ricordo anche le retrocessioni, perché sono state importanti anche quelle nella mia crescita di giocatore, di uomo. Ho un ottimo ricordo dell'anno passato in Calabria. Strano ma vero, sono partito con tantissime riserve, ma sono tornato arricchito e devo dire che ancora mi manca. Niente, una bella esperienza che sono riuscito, ho messo nel cassetto la mia carriera di giocatore, è finita con una telefonata di Bertaccini che mi proponeva questo progetto, e quindi è stato un passaggio indolore, anzi accolto da me con molto entusiasmo e con un grande slancio fin da subito che continua tuttora. Quindi insomma si è chiuso un cerchio e se n'è aperto un altro senza rimpianti. E poi lo ricordiamo, per chi non se lo ricordasse, è stato il capitano, l'uomo che ha portato l'Edilesse Cavriago per la seconda volta in Serie 2. Esatto, assolutamente, in quella Edilesse che ricordavamo in precedenza con i vari Rabezzana, Baldasseroni, eccetera. E un certo Davide Bassoli che ora fa famiglia con Reggio. Esatto, e non va dimenticato. Iniziamo a vedere un po' gli appuntamenti di questo weekend, visto che arriviamo nell'ultima parte di questa puntata di Studio Voglia. Abbiamo detto Edilesse Conrad contro Genova, obiettivo fare punti, domenica 18 a Palabigi, non sarà facile, Fabio.
Parlavamo di firme la settimana scorsa, firmiamo per un punto e va bene così. Perfetto, me lo segno. Serie B1 femminile, Crovelli contro Cerea Verona, qua invece qualcosa vogliamo, di più di un punto. Ne vogliamo tre, assolutamente, mentre in quel di Bergamo... Lo chiedo a Diego invece, per cosa firma? Ah beh, sarà una partita dove potrà succedere di tutto, perché Bergamo è un'ottima squadra, soprattutto in casa, e tant'è che ci abbiamo anche già perso 3-0 in Coppa Italia, quindi noi cerchiamo di andarla per far punti, poi ce la metteremo tutta. Ci credi insomma? Sì, ci credo. E lo vediamo tutte ogni settimana che passa, la convinzione di questi ragazzi di Correggio, e speriamo di raccontarvi settimana prossima un altro exploit. Passiamo alla Serie B2. Ha giocato due partite Scandiani in questo weekend. Una era il recupero della giornata, abbiamo già detto anche settimane scorse, persa per l'alluvione in Liguria. La Spezia non ha giocato in casa, ma è andata a giocare in quel di Scandiano. Tra l'altro la Spezia di Riccardo Giumelli, altro ex, visto che siamo in ambito, ha vinto 3-1 in quel di Scandiano. Scandiano che ha perso anche in casa di Bologna 3-1, peccato perché sembrava lanciata la formazione di Panciroli, invece due stop consecutivi. Anche se due avversari di livello, va sì, detto. Sì, assolutamente, perché anche la stessa Zinella Bologna, così come la Spezia, puntano sicuramente a, quantomeno ai playoff. Scandiano che rimane quindi a quota 5 nelle zone medio-basse di una classifica che si fa un po' preoccupante, soprattutto per le ambizioni che ha la squadra di Alberto Panciroli. Voli a Reggio perde 3-1 in casa contro Vignola, che era l'ultima della classe, quindi bruttissima sconfitta per il Voli a Reggio che sprofonda sempre più giù. Invece vincente la trasferta crema per il Gramsci, che contro un'altra squadra, diciamoci la verità, abbastanza debole di questa B2, fa appieno il suo dovere, cioè vince 3-0. Quinto successo in 6 gare di uno splendido Gramsci, che lo ricordiamo sempre, da neopromosso, sta giocando un grandissimo campionato. E ci fa piacere vedere queste piccole realtà comunque importanti, perché di Serie B fare bene. Prossimi appuntamenti: Scandiano contro il Cuspisa sabato alle 19:30 al palestrone di Scandiano. Prova a ritornare a successo la formazione di Scandiano. In Serie B2 femminile, Voli a Reggio che va in quel di Como o Albese con Cassano, per dirla nello specifico, sabato alle ore 21, e Gramsci riceve il Volley Lodi sempre alle ore 21. Passiamo alla Serie C. Vigili del Fuoco perdono contro il capolista Busseto 3-1 in casa. Campegine batte Ongina 3-0 e Campagnola batte 3-2 i ragazzi della Cal Service Cavriago, di cui abbiamo parlato in precedenza. Riposava ancora nell'altro girone l'Acqua San Martino per la seconda volta di fila. E invece, per quel che riguarda le prossime gare, Campagnola va in quel di Piacenza contro lo Stereotom sabato 18:30. C'è il derby Campegine contro Vigili del Fuoco. L'Acqua San Martino riceve Budrio, tenuto per ultimo Cat Service contro Casa Modena, che tra l'altro, Lorenzo, è una sfida interessante perché sono di fatto due settori giovanili uno contro l'altro. Sì, devo dire che Modena ha dei ragazzi ancora più giovani dei miei, quindi sarà una partita in cui ci testeremo con quasi delle nostre pari età. Loro hanno parlano un gran bene di questa casa sì, Modena, tra l'altro. Loro hanno riniziato questo progetto giovanile che avevano abbandonato qualche anno fa per problemi economici, per scelte diverse. So che è una squadra di ottimo livello, con degli ottimi talenti, ovviamente soprattutto fisici. Quindi sono curioso, vabbè, li ho già visti a video, però sono curioso di vedere cosa riusciremo a fare. Ecco, altra piccola curiosità: in Serie C come in Serie A si fa video, si studia gli avversari, oppure che importanza ha questo aspetto della preparazione delle partite? Ma in Serie C il video me lo guardo io e il tempo lo perdo io, cerco di dare ai miei giocatori gli input che ritengo necessari. Ovviamente Diego ve lo potrà spiegare meglio, la preparazione che fa una squadra di B1 o di A2 è molto più complessa e molto più dettagliata, anche perché si incontrano delle squadre che hanno una caratura tecnica diversa da quelle della Serie C. Diego, infatti volevo chiederti, prof Astolfi, quanto dedica del vostro programma settimanale allo studio non solo a video ma anche in allenamento della squadra avversaria? Noi ci dedichiamo alla squadra avversaria fin dal lunedì, nel senso che comunque già dal lunedì inizia a darci primo input sull'avversario, le caratteristiche principali, e per esempio già dal lunedì iniziamo, come dicevamo prima, a usare i rispettivi palloni per
per il sabato, insomma, quindi la domenica. Quindi, cosa da non sottovalutare assolutamente. Chiudiamo gli appuntamenti con la Serie C femminile. Bassareggiano batte 3-0 Gossolengo. C'era il derby Generali Trasporti contro Grissimbon Tecnocoppio Giovolli. Inarrestabile veramente la formazione di Gualdi, che vince 3-0 e rimane in vetta alla classifica, seguita dall'Arbor che batte 3-0 a Corte di Gonzaga nell'altro derby di giornata. Sono tantissime le regioni impegnate, come ben sapete. Vittoria al tiebreak di Guastalla contro Villadoro, abbonata ai tiebreak Guastalla in questo inizio di stagione, e invece perde al tiebreak la Cormo San Martino contro la capolista però del girone. Comunque una buona prestazione da parte delle All Blacks. A proposito di derby, ce n'è un altro, quello della Grissimbon che riceve a Bassareggiano il Corallo, come detto Fabio, sabato alle 21 la palestra Matilde di Canosso, ovviamente una Giovolley sempre più lanciata. A proposito di squadre giovani, a proposito di settori giovanili, a vincere con una squadra giovane un campionato di Serie C, o perlomeno a vincere ancora molto presto, però in battuta, punteggio pieno in questo inizio di stagione. In battuta 18 punti su 18 più 4 sull'Arbor, e soprattutto le reggiane a dominare, a un dominare. Set perso credo in tutto l'anno per la Giovolley. Esattamente, le reggiane a dominare questo girone, e sabato uno scontro molto interessante perché anche la bassa reggiana vuole il Corallo, è una formazione davvero molto buona che anch'essa naviga nei primi posti della classifica. Poi Montecchio va in quel di Parma venerdì alle ore 21, Guastalla ospita Noceto, Corte di Gonzaga ospita le altre giovani di Parma dell'Energy Volley, Pegoniaga contro Interclays Harbor alle 19, dall'altro girone il Navile Idea Volley, che è una squadra di Anzola, Emilia, e ospita la Cormo San Martino sabato alle ore 19. Prima di chiudere, un piccolo flash sulle reggiane impegnate nel femminile in Serie A. Fabio, Gennari e Ferretti non abbiamo parlato nelle ultime settimane, ma c'è un motivo ovviamente. C'è un motivo perché c'era la World Cup ovviamente in Giappone, quindi campionato fermo, e ricomincia proprio questa sera perché in questo momento sono in campo Francesca Ferretti e Alessia Gennari. Ferretti con la sua Scavolini impegnata contro Urbino, mentre Alessia sta giocando appunto in questo momento la sfida casalinga contro Piacenza. E allora è davvero tutto per questa puntata di Studio Volley. Non posso che ringraziare ovviamente il nostro precisissimo Fabio Poncimi al nostro fianco. Ringrazio i due ospiti, Diego Gandolfi e Lorenzo Cavallini. Faccio un in bocca al lupo per i loro impegni da qui a fine stagione. Da parte di Davide Draghi è davvero tutto. La linea può andare alla sigla di chiusura. Grazie anche a Mirko Zucchi in regia. Arrivederci.